Ciao ragazze, oggi un nuovo mi preparo con voi, finalmente, dopo mesi. Allora, vediamo, inizio con il primer, siccome che devo uscire dopo, almeno mi trucco e faccio il video. Visto che sono stata assente per un bel po'. Dopo vi scrivo tutti i prodotti che utilizzo in questo video, così almeno li sapete. Ok. Vado con il fondotinta. Ok, ci siamo. Oddio, sono stata assente per un bel po' perché, come potete vedere, ho cambiato casa. Forse inizierò a lavorare finalmente. Anche perché non ce la faccio più stare in casa. Allora, correttore, no, questo. Lo applico con le dita così almeno scaldo il prodotto. Ok. Un'altra passata con quest'altro correttore che tra poco finisce. Così illumino bene la zona. Uso quest'altra spugnettina. Ormai sono 2 mesi che convivo con il mio ragazzo e devo dire che per il momento sta andando tutto bene. Se io inizierò a lavorare andrà ancora meglio. Oddio, oddio. Poi comunque vi parlerò del mio lavoro nei prossimi giorni, in un altro video un po' più magari specifico. Allora, cipria di Laura Mercier.
Non devo fare nulla di che, però un po' di trucco lo voglio mettere. Mi sto trovando davvero, davvero, davvero benissimo con questa cipria. Poi vi farò anche un video dei prodotti preferiti del mese. Scusate, raffreddore. Improvviso! Oddio, Dio. Allora, sopracciglia. Mi serve solo per coprire un po' i buchi, anche perché non mi piace l'effetto ciglia finte, sopracciglia finte, le ciglia finte. Beh, anche quello non mi piace molto. Le uso rarissimamente le ciglia finte. Passiamo agli occhi. Allora, non faccio niente di particolare. Se riesco ad aprirla. Ok. Userò questa bellissima palettina. Troppo bella. Allora, vediamo. Io direi di usare un po' d'oro. Non voglio caricarmi troppo. Nel frattempo era morto il cellulare, ho dovuto mettere in carica. Comunque, metto un po' di matita nera anche sopra. Proprio a modo di liner.
Ok, un po' di mascara. Un pochino anche sotto. Facciamo un po' di contouring con la terra. Mettiamo un po' di blush rosato. Mettiamo il viso con l'illuminante di Mary Luminizer. E concludiamo il tutto.